Ben arrivati, grazie di essere qui, sono molto felice di avervi qui. Oggi vorrei parlare di un argomento molto carino, molto bello, che è del maestro spirituale o dei passi da fare per prendere l'iniziazione. Ok. Cominciamo con l'invocazione, poi cominciamo. Quindi potete chiudere anche voi gli occhi e le mani davanti al petto, 3 volte. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ben arrivati, grazie di essere qua. E cominciamo con il comprendere come trovare il maestro spirituale. Il maestro spirituale intanto va cercato nel nostro cuore e lo dobbiamo veramente desiderare tantissimo. E è proprio una ricerca che sentiamo deve arrivare. Quando è che arriva il mio maestro? Oh, per favore, universo, Dio, Krishna, mandami, per favore, mandami questo maestro che mi potrà illuminarmi, convogliare nel sentiero giusto, aiutarmi. Quindi è molto importante. E questo, di cominciare a cercarlo nel nostro cuore. Quando uno comincia a cercarlo nel nostro cuore, proprio come succede con i pensieri, che prima dobbiamo pensare alle cose più volte e questa forma pensiero, quando continuiamo a pensare alla stessa cosa più e più volte, si densifica, si condensa sempre di più fino a diventare una realtà. E quindi, vieni più vicino, mettiti pure qua. E quindi quello che succede è che anche nel maestro, quando noi cominciamo ad avere il desiderio di volerlo trovare dentro di noi e ci pensiamo, e ci pensiamo, e ci pensiamo, diventa sempre più densa questa cosa, fino a diventare una realtà. Quindi questo è molto molto importante, che noi cominciamo ad invocarlo nel nostro cuore. Dopodiché il problema, se vogliamo chiamarlo così, è che se il maestro arriva finalmente, noi siamo pronti per il maestro? È quella la domanda. Quindi avere, perché il fatto è che perché vogliamo un maestro? Dobbiamo prima di tutto farci questa domanda: qual è il motivo per cui io voglio un maestro? Lo voglio perché così dico a tutti gli altri che c'è un maestro, perché mi fa fashion, o perché voglio dei mantra speciali, o perché voglio cambiare il nome? Qual è il motivo per cui io voglio veramente un maestro spirituale? E se riusciamo a rispondere bene a questa domanda, ecco che Krishna ce lo manda il maestro. E non è neanche detto che noi lo riconosciamo subito il maestro, magari arriva e noi siamo talmente intasati nel nostro cuore o non pronti che per quanto era la persona giusta non ce ne accorgiamo.
Quindi l'incontro del maestro va in due direzioni diverse. Una è il discepolo che riconosce il maestro e l'altra è il maestro che riconosce il discepolo. Sono in due vie. Quindi uno deve accettare l'altro, si devono accettare a vicenda, anche perché questo diventerà un patto spirituale eterno. Quindi uno ci pensa bene, uno ci deve veramente, veramente pensare bene se questa è veramente la cosa che io voglio per la mia vita oppure no. Quindi cominciamo con il desiderare il maestro, finalmente il maestro è arrivato e la domanda, ma io cosa sono disposta a fare per il maestro? Perché secondo le scritture dello yoga, se un maestro dice una cosa, io quella cosa la dovrei fare. Io sono pronto a mettere la mia vita così con abbandono completo verso qualcuno che potrebbe dirmi qualunque cosa, magari una cosa che non mi piace. Sono disposta a farlo lo stesso. Se mio maestro mi dice vai in Russia e vivi sotto un albero, lo voglio fare io? No, fa freddo. Ma se il maestro dice rimani celibe per il resto della tua vita, lo saprei fare. O se il maestro ti dice sposati, hai figli, sono disposto a farlo perché me l'ha detto il maestro. Quindi c'è un po' da pensarci, no? Quindi questo qua, questo è un concetto che subito i capelli delle persone si rizzano, no? Tipo Super Saiyan di Dragon Ball, non so se l'avete mai visto, più no? Tutti questi capelli così. Quindi accade questo, che loro si spaventano, che le persone si spaventano pensando io mi devo abbandonare a qualcuno, neanche per sogno, no? Io scelgo la mia vita. Però in realtà il concetto del maestro è proprio questo, che noi nell'abbandonarci stiamo abbandonando l'elemento che più in assoluto ci concatena alla realtà materiale, cioè l'ego. Perché quando io decido di lasciare andare i miei sogni, i miei progetti, quello che io penso per un maestro di cui io mi fido, vuol dire che io sto facendo un lavoro sul mio ego. Quindi quando un maestro ti dice, per esempio, sposati e hai figli, e tu vai, no? Allora uno dice, aspetta, perché il maestro me l'ha detto? Io mi fido del maestro. Io so che il mio maestro è un perfetto canale di connessione, perché questo è importante, perché il maestro non è che è uno che ha studiato, e si presuppone che un maestro abbia intanto tutti i chakra in equilibrio, minimo, perché altrimenti l'insegnamento da che cosa passa? Dagli squilibri. L'altro è che venga da una discendenza autentica di maestri spirituali, non è che un giorno è arrivato, oggi mi sento maestro, no? Sì, siamo un po' tutti maestri in un modo o nell'altro, però stiamo parlando di un maestro vero, non di un maestrino così. E quindi vogliamo che venga da una discendenza autentica, che sia in equilibrio e che sia profondamente connesso con il messaggio universale. Quindi che sia profondamente connesso con la sua pratica, che faccia quello che dica. Vi immaginate, non so se io mi metto a dire ragazzi, no, perché bere fa veramente male, poi vado e mi sto bevendo, non so, una tequila boom boom con i miei amici. No, vabbè, ma è Capodanno. E come, scusa, prima mi dici di non farlo e poi lo fai tu. Non c'è coerenza. Quindi il maestro spirituale deve anche essere coerente con quello che lui sta insegnando. Quindi quando noi troviamo un maestro che ha in sé tutte quelle qualità di elevazione, di purezza, di impegno, di responsabilità verso un percorso che segue con il suo esempio, che è connesso a una linea reale e che mantiene questo stato di purezza, allora noi possiamo anche dire: ma se questa persona mi dicesse qualcosa, io la farei. Ma perché no? Forse questa persona sa meglio che la mia mente cosa è giusto per me, perché sono connesse queste persone. Quindi avere un maestro che ci dirige nella nostra vita, vi garantisco che vi ha tolto
un bel 80% della confusione, che cosa faccio nella mia vita? Non so cosa fare, non so cosa fare. Ecco, tutta questa confusione se ne va via. Provate a immaginare anche me che nella mio... Io sono sempre stata una farfallina, nel senso che ho viaggiato in tutto il mondo, da tutte le parti, libertà assoluta. Quindi dove andrò? Dove andrò? Che cosa farò? Il maestro dice vai a Firenze, apri il centro, ok, lo faccio. Infatti io, uno dei motivi per cui sono andata più in tilt in assoluto per la scelta che ho fatto di andare in India è stato il mio maestro. Per il fatto che lui mi aveva detto apri questo centro, io l'ho aperto, lo sto gestendo, sta andando tutto bene, poi decido di andarmene. Ok, questo ovviamente mi ha portato in una crisi molto, molto profonda. Però vediamo cosa succederà. Il maestro in realtà era contento della mia scelta, quindi nel senso che uno può anche dare un'istruzione che può anche cambiare, nel senso non deve essere per forza quello per sempre. Quindi detto tutto questo, abbiamo scelto un maestro, che può essere anche una maestra, non necessariamente deve essere maschile. E dopo che abbiamo scelto il maestro, dobbiamo capire quali sono i prossimi passi da prendere per trovare quell'impegno con il maestro. Come arrivare a prendere l'iniziazione. L'iniziazione è un inizio, lo dice la parola, è un inizio verso qualcosa, è una rinascita, è una nuova vita, l'iniziazione. Quindi siamo pronti per una rinascita, per una nuova vita o siamo ancora attaccati? Incatenati a tutto quello che eravamo abituati e non riesco a lasciare andare. Quindi l'iniziazione è un impegno, è qualcosa di grande. Infatti è un'emozione andare alle iniziazioni e vedere cosa accade. Ci sono lacrime che scendono, c'è l'entusiasmo, c'è tanta energia perché le persone sono grate a chi ha quel coraggio di prendere l'iniziazione. È proprio un coraggio. E anche sincerità. Poi io non sto dicendo che una volta che uno ha preso l'iniziazione non puoi più sbagliare. No, cioè, può capitare. Io stessa, subito dopo aver preso l'iniziazione, ho rotto uno dei principi. Subito dopo. Quindi il fatto è che non è che non potrai più, non devi più sbagliare, se sbagli ti devi bastonare per il resto dell'eternità, non è così. È un impegno di sincerità che uno prende. Quindi, come si fa a prendere l'iniziazione? Intanto bisogna seguire dei principi e sono quattro. Meglio dire 5, ma per ora parliamo dei quattro principi. Se noi riusciamo a seguire questi quattro principi regolatori vuol dire che regolano, che ci aiutano quindi a regolare il nostro comportamento, le nostre energie, affinché le dirigiamo verso una crescita. Quindi vogliamo entrare in uno stato di quale dei tre guna? Tamas, sattva o rajas? Sattva, esatto. Vogliamo entrare in sattva guna. Quindi sono principi regolatori che ci regolano il comportamento, le azioni, affinché noi agiamo secondo il sattva, che sarebbe la virtù, il bene. Quali sono questi principi regolatori? Di solito non si dicono mai all'inizio delle persone perché ti scappano a gambe levate, dicono aiuto, mi vuole intrappolare, vuole togliermi la mia libertà. E allora uno dice vabbè dai, facciamoglielo passo a passo questi insegnamenti perché altrimenti non ce la fanno. Quindi primo principio regolatore, evitare sostanze che ci intossicano. Per esempio il fumo, le droghe, l'alcol e ci si metterebbe anche il caffè che non si potrebbe prendere. Però tra gli intossicanti, se capita una volta ogni tanto, non è orribile come cosa. Ci sono
ci sono alcune persone che magari ne hanno necessità perché altrimenti morirebbero in autostrada, perché no? Prenditelo un caffè, ok? Si parla anche di mente aperta in questo punto di vista, esatto. Finché non si scopre l'olio di menta di doTERRA, a quel punto il caffè non ti serve più, ok? Ma per chi non ha avuto la grazia di scoprire la menta di doTERRA, allora ragazzi, ogni tanto il caffè, se vi serve per stare svegli mentre guidate, prendetelo, ok? Però il fumo, le droghe, perché uno dice, ma no, ma come no? Ha senso? Perché io fumo per nuocere al mio corpo? Non ha senso, perché se il mio corpo è un tempio, perché Krishna è dentro, il mio corpo quindi è sacro, è un tempio, perché mai io dovrei fare qualcosa per intossicare il mio corpo? Come faccio io a praticare bene se fumo, se bevo? Avete mai, vi siete mai ubriacati? Penso ci sia capitato un po' a tutti. Come ci si sente? No? C'è qualcosa che stona, che non va bene. Lo notate subito che vi si squilibra il terzo chakra e il sesto mentre si beve alcol, per esempio. Non so se l'avete mai notato. Perché, se ci pensate anche, è uva fermentata, ok? Quindi è un cibo tamasico. Tamas, quindi è un cibo che è vecchio, è fermentato. Quindi è un cibo che abbassa lo stato di coscienza. Quindi noi vogliamo delle cose che invece ci elevano lo stato di coscienza. Questo è il punto chiave dell'iniziazione, che noi vogliamo elevarci. Perché se uno beve è molto più facile sbagliare e perdersi. Se uno fuma è molto più facile perdersi. Anche se devo dire la verità, vabbè, lo dico. Ho conosciuto una persona, un devoto, che è molto intelligente, molto attento a Krishna, un amore per il kirtan incredibile. Lui fa cantare, ballare, andare veramente in profonda meditazione centinaia e centinaia di persone e ha una potenza incredibile e si fuma le canne. E mi ha rivelato che c'è tutto un movimento bhakti di gente che si fuma le canne. E io tipo, oh, davvero? Non ci credo. E ho detto, ok, stiamo lontano da questa persona perché mi potrebbe attrarre come cose. E ho detto, vabbè, basta, non lo voglio più vedere. Quindi è interessante perché fumarsi le canne con qualcuno che ti rivela i passatempi di Krishna e la filosofia. Immaginate che cosa possa essere, ok? Quindi, però, allo stesso tempo, io ho anche notato che questa persona qui, io l'avevo vista anni fa, aveva una luce che sembrava il sole che fosse arrivato lì. L'ho rivisto dopo questo suo periodo, la luce gli è sparita. Quindi è potente perché lui di natura è potente, ma se non facesse questo, altro che centinaia di persone, lui trasformerebbe migliaia e migliaia di persone così. Quindi ha sminuito tantissimo il suo potenziale. Questo è figlio di devoti e da quando era piccolo che ha praticato ininterrottamente, quindi vive di crediti spirituali. Noi che non abbiamo niente, se ci mettiamo a fare quello, ha voglia ad essere potenti come lui. Quindi evitiamolo. Ok? Primo principio regolatore. Secondo principio regolatore, il cibo. Non mangiare carne, pesce e uova. Cibo che deriva dalla sofferenza, tipo. Cibo che deriva dalla sofferenza. Quindi cibo che deriva dalla sofferenza, perché quello lì anche ci abbassa il nostro stato vitale, il nostro stato di coscienza. E anche lì uno vive in una società dove se uno non mangia carne, pesce o uova ti dicono oh, stai per morire. Quindi anche il formaggio, perché anche quella è la sofferenza. E allora, Degli allevamenti intensivi. certamente, certamente. Allora, intanto ci sono tantissimi formaggi che sono fatti con lo stomaco del vitello, Il caglio. con il caglio. Non Il si caglio parte. normale è la roba Esatto, dello stomaco. esatto. Quindi non E dovrei uccidere. quindi
non si può mangiare, non si può mangiare. Mentre invece quello fatto con il caglio vegetale si può mangiare. È vero che deriva comunque, c'è tanta roba sul veganesimo, infatti tantissimi devoti si stanno proiettando su quello, però c'è anche un concetto molto importante, che è quello che tu quando offri il formaggio o il latte a Krishna, tu purifichi quella mucca che ha dato quel latte, non l'hai ucciso perché tu non puoi dare la carne a Krishna, ma il latte e il formaggio sì, quindi tu in realtà stai purificando quell'animale, gli stai dando comunque del bene a questo animale. Questo è un concetto, ok? Quindi io so che nel latte eccetera c'è tanta roba chimica, la frustrazione dell'animale. E sì, io personalmente sono d'accordo, infatti anch'io il latte di mucca è rarissimo che lo prendo e se c'è nei prodotti magari sì, però faccio anch'io fatica a questa cosa. Anche. Sì, 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 è ovunque, ovunque. Diventa molto complicato diventare anche vegani, ok? E non solo, ma il latte in realtà è fondamentale per la crescita spirituale, tanto che nel mondo dello yoga alla sera consigliano di prendere il latte caldo con la curcuma, perché nutre la crescita spirituale, nutre, è molto importante, molto 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 importante. Ma di che latte stavano parlando ovviamente nelle scritture? Stiamo parlando di un'altra mucca, no? Ovviamente se voi andate a Mayapur o a Villa Vrindavana con queste mucche che sono adorate, eccetera, eccetera, capite che prendere il loro latte ci fa bene. Prenderle invece negli allevamenti intensivi... Infatti le statue sono pulite anche con il latte, sì. No? Non mi ricordo. Chi fanno il bagno? Yogurt, esatto, yogurt, latte, eccetera, sì. Fanno la bisceca, si chiama, il bagno sacro. Quindi, carne, pesce e uova, quindi sono da evitare. E le uova anche nei biscotti, come si chiamano? Le croissant, eccetera. E l'ho detto perché piacciono a tutti. E, un consiglio che io personalmente do è che quando uno prende questa scelta, se dice, vabbè, per questa volta va bene, è finita. Cioè queste sono scelte che uno le deve fare e le fa, ok? Se però fallisce una volta, non importa, ci riprova. Semplicemente sto dicendo, non permettete alla mente di dire, dai vabbè, questa volta. Perché dipende, magari quello è il nostro livello, è lì che dove vogliamo stare. E va bene, si accetta anche quello. Noi non vogliamo mai criticare qualcuno che fa quello. Tipo questo devoto che si fuma le canne. Io, chi sono io per giudicarlo e dire tu sbagli a fumare le canne? No, tu fai quello che vuoi. Io ho provato a dire il mio pensiero al riguardo. Lui c'ha una conoscenza spropositata rispetto a quello con le scritture, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo avuto un dibattito bellissimo, che tra poco mi convinceva, e io ho detto basta, smetto di parlare con lui perché tra poco mi convince a livello di scritture. Però alla fine, quando io non ero più con lui, a mente fredda ci pensavo, ho detto no, questo non ti distoglie tanto dal tuo percorso spirituale, e non solo, ma ti fa entrare a dei livelli talmente sottili che poi tu non hai idea di che cosa ti entra dentro a livello di energie varie, quindi è meglio lasciare stare. La stessa cosa con la carne, vabbè Capodanno, vabbè Natale, vabbè ho fame, vabbè non c'è nient'altro, vabbè sono con gli amici, no? Sono tutte giustificazioni che uno si dà, cade una volta, cade l'altra e poi crolla e dopo lo continua a fare regolarmente. Quindi è un po' il livello che uno sceglie di essere, magari quello gli va bene e noi non vogliamo giudicare chi lo fa. Ok, questo è importante. E non entriamo nell'ego. Io non mangio carne, pesce, uova da 15 anni. Ok, no, non va bene neanche questo. Perché se lo fate, sappiate che l'energia sente che c'è l'ego lì in mezzo e vi bastona.
Come è successo a me con perché ho rotto un principio? Perché mi credevo di essere super. Ah, come sono distaccata da tutto, come sono brava, seguo tutto quanto, non ho neanche nessuna difficoltà a seguire niente. Ho rotto i principi. Quindi non giudichiamo gli altri e non riteniamoci chissà che bravi o fantastici, perché la vita veramente ci fa vedere le nostre debolezze. Due. Sì. Abbiamo detto due. Notte, il terzo Ora invece. facciamo il terzo, ok? Quindi nel terzo principio abbiamo quello del celibato. Quindi nel celibato cos'è? È molto interessante questa parte. E qui è il momento in cui tutti scappano via. Devo dire che però hanno cambiato molto, almeno nella nostra tradizione, sono diventati molto più lenient, no? Un po' più morbidi, perché altrimenti avrebbero fatto piazza pulita, ma in India non esiste. Qui in Occidente un pochino di più lo accettano. Che cosa accettano? Che tu puoi stare con il tuo compagno. Che è arrivato adesso. Quindi uno può avere il compagno, può avere rapporti sessuali anche magari prima del matrimonio, ok? Con l'idea però che questa è la persona che io voglio stare per il resto della mia vita insieme, poi magari mi sposerò tra un anno, tra 2 anni, nel frattempo io sto provando questa relazione con quell'idea. Ok? E quindi in quel caso lì l'iniziazione può essere data comunque, perché non viene considerata come tu che hai rotto tutto quanto. Poi dipende dai maestri, perché non tutti lo accetterebbero. Però, per esempio, so che il mio maestro, questa cosa qui, ha accettato tanti discepoli che avevano già delle relazioni, che era quella e basta, quindi non c'è un girovagare di uomini o di donne, questo è importante. Dopodiché di prendersi l'impegno, quindi c'è l'iniziazione. Quindi questo è molto importante. La sessualità, perché mettono questa regola? Perché altrimenti succede quello che è la nostra società. Ovunque. L'energia che viene dispersa, non focalizzata, non parliamo delle malattie, non parliamo, oggi io il mio tema della lezione di yoga era guarire dalla sessualità tossica. Ok? Quindi è proprio questa, la sessualità che diventa tossica, diventa un problema, diventa una dipendenza, gira tutto attorno a quello. E quando uno ci pensa, ci pensa, ci pensa, dov'è la mente? Nella spiritualità, nella crescita interiore, nel capire chi sono? No, gira tutto attorno a quell'energia che è inebriante, intossicante, quindi ci fa disperdere la nostra energia. Questo è il problema. E non solo, ma ogni volta che c'è un'interazione sessuale energetica, che cosa succede? Ci prendiamo il suo karma, che bello, no? Quindi c'è un passaggio energetico fortissimo. E se cominciamo a cambiare tanti compagni, quanti ne riusciamo a gestire noi? Fanno fatica i maestri a gestire le energie degli altri, figuriamoci noi, andando a letto con uno, con l'altro e l'altro ancora. Quindi dobbiamo pensarci bene, ma questa persona con cui sto andando a letto, mi piacerebbe condividere il suo karma? Esatto, dobbiamo pensarci. Ma come fai a condividere il suo karma se non lo Sì, e a livello energetico passa tutto, perché tu la connessione, entri in sì. una connessione molto Con forte. l'atto sessuale, Sì, quando bene. sì. Quella cosa. Solo quel momento. Beh, non solo, non solo. Il No, perché karma, se no capiterebbe anche tra le persone, allora, tra amicizie può capitare strette, anche tra con quello. genitori. Allora, intanto noi incontriamo le persone per un motivo. Se ne parlava oggi con mia sorella, adesso dirò una cosa che scioccherà le persone. Quando si prende il cibo dal piatto di qualcun altro che sta mangiando, anche lì c'è un passaggio di karma. Sì, Sì. cioè, sono Io rimasta male questa subito. cosa Io qui. questo
Sì, anch'io. Sì. Io per esempio una volta avevo preso, ero andata, non dirò i nomi, ma sono andata in questo posto dove c'era questo leader di questo posto, mi ha fatto sedere davanti a lui e stava mangiando un pezzo di pizza e poi mi fa, tieni, vuoi un pezzo? Io non lo volevo prendere, però ho detto che faccio la maleducata. Io ho preso il pezzo di pizza, sapevo che era completamente sballinato. Mangio il pezzo di pizza, vado a casa, mi addormento, faccio questo sogno di questo insetto bianco, di un verme bianco che mi entra dentro, eh? Mi alzo e dico, ho il settimo in squilibrio. Me lo testo, cioè avevo il settimo chakra in squilibrio. E ho testato, mi veniva proprio da questo passaggio che lui mi aveva dato. Ok, sì. Allora, mi viene da chiederti, no? Invece quando un maestro ti dà il suo cibo... Ah, tesoro, che domanda! Quando un maestro ti dà il cibo, i devoti fanno la lotta per averlo, no? Perché tu se prendi il rimanente del maestro, hai un'evoluzione, è un pass tipo VIP per la spiritualità, capito? Perché la Ranzuani ha preso dell'uva... Ti ha dato un cibo a tutti. Bellissimo. Sì. Chissà che mi sono chiesta chissà che cosa. Sì, 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 sì. No, il cibo che viene da... Anzi, poi il cibo che viene dato da un maestro, ma ancora meglio se a volte, per esempio, gli danno un sacco da mangiare. Un sacco, ma perché vogliono l'avanzo. No, uno di solito... Uno di solito dice... Uno di solito dice devi mangiare tutto dal piatto, no? Invece con i maestri non è così la cosa. Tu non devi fargli mangiare tutto dal piatto, devi far sì che lui gli faccia rimanere cibo dal piatto. E così tutto quello che loro portano via lo mettono e c'è tutto un traffico, altro che droghe ragazzi, qui sembra proprio la mafia. Ok, guarda, abbiamo trovato, allora diamo, distribuiamo a tutti i discepoli. E il Mahaprasada di Radhanathswami, nessuno, no, è tutto un, è incredibile quello che accade. Il cibo che hanno cucinato per lui, sì. I gnocchi capati per Radhanathswami. Sì, 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 sì. Quindi è forte l'energia che deriva da chi prendiamo il cibo. Quindi a livello positivo, a livello negativo si passa tutto. Se avete il pendolo, cose così, testatelo. Guardatelo perché funziona sta roba, è incredibile. Quindi il karma passa, quindi a livello di sessualità passa. Testatelo anche quello col pendolo. Com'era il vostro livello energetico, testate quello, testate varie cose, che cosa vi ha scombussolato. Mi ha scombussolata fare questo? Sì, no, che cosa mi ha scombussolato? Dove mi ha scombussolato? E vedrete tutta una rivelazione. Ok? Dopo un po' vi passa proprio la voglia di dire, aspetta, che forse non è il caso. È un po' come le droghe, dopo un po' che ti droghi dici, ma non lo so se mi voglio bruciare così la vita. Uguale, con la carne, con la sessualità, sono tutte cose che a un certo punto uno dice, non lo so se voglio continuare a fare questa cosa che mi sciupa sempre così tanto e mi porta sempre più giù. Perché c'è tanto lavoro di recupero dopo. E quindi uno dice, ma chi me lo fa fare? Ma anche lì ci vuole una forza di volontà enorme. Ma cos'è che ci dà questa forza di volontà? La pratica, sadhana. Sempre la pratica e non solo, ma anche l'amore che noi abbiamo verso il maestro. È incredibile. Io mi ricordo i primi tempi, quando ero appena diventata devota e io vengo da un background di tanta tossicità e quando tornavo a vedere i miei amici che si fumavano le canne, io dicevo, vabbè dai, questa volta sola. E stavo per chiedermi, arrivava l'immagine di Radhanathswami che mi diceva, attenta a ciò che desideri. Ok, ti saluto, ciao! E me ne andavo, no? Perché ho detto, ok, qui c'è qualcosa che... è meglio evitare, quindi io per tanti anni ho proprio evitato le situazioni in cui c'erano un certo tipo di cose che mi davano voglia, perché sapevo che
sarei caduta facilmente, quindi evitavo proprio. E l'amore che io ho provato per la Dana Tsuami, per il mio maestro, mi ha sempre riportato indietro a fare la cosa giusta. E l'amore, l'energia dell'amore può tutto, può veramente, veramente tutto. Quindi trovare il maestro spirituale, capiamo perché è così anche importante. Dopo la sessualità abbiamo il quarto, che è quello più semplice. Io penso che molti non abbiano questo problema, ma chi ha questo problema è veramente grosso. Gioco d'azzardo. Che non è solo un gioco d'azzardo, no? Noi abbiamo una persona molto vicina a noi che ha avuto questa dipendenza per tanti anni, ci metteva tutti i soldi che aveva. È una droga. E ti fa perdere tutto, ti fa disgregare le famiglie. E è una dipendenza. Quindi se osservate tutto ciò che è dipendenza e attaccamento materiale, si vieta. Questo è il concetto. Ma non è solo un gioco d'azzardo a livello di quello, tipo vado alle macchinette, gratta e vinci. Quante volte che ho detto, ma adesso faccio gratta e vinci con la kinesiologia. No. questo, quale numero metto? 1, 2, 3, 4. Poi ho detto, no, non lo posso fare, non è giusto fare sta cosa. Assolutamente. Quindi evitiamo, no? Mi è passato per la mente, poi ho detto, vabbè, non ci penso neanche. Però è anche un non azzardare la propria vita. Avete presente quando, dai, adesso vado super veloce con la macchina e c'ho l'altra macchina, dai, che è un azzardo. Però se poi usi i soldi bene, le dai beneficenza e aiuti anche altre persone. E allora, lì diciamo che il tuo karma è, diciamo che è sottile la cosa, perché tu magari lo fai una volta, è una droga, perché una volta che tu hai quella cosa del guadagno, ti diventa sempre di più. Bisogna solo stare a fare attenzione, ma i soldi in generale creano questa cosa. Con i soldi a volte uno voglio di più, anche con la terra bisogna fare attenzione, perché ti stimolano a guadagnare sempre di più, ed è un guadagno reale. Quindi a un certo punto uno è lì che fa guadagno, e che fa? Perde la spiritualità per i soldi? È meglio lasciare da terra allora, ok? Uno non deve mai perdere il suo focus. I soldi servono, certamente puoi fare cose bellissime con i soldi, non dobbiamo denigrare e demonizzare i soldi, mai. Usarli al servizio, ma non perdere quel punto d'obiettivo, ok? Il focus ci deve essere. Se vediamo che ci siamo persi, allora facciamo qualche passo indietro e diciamo, ok, qui c'è qualcosa che non va. Quindi anche il guadagnare in maniera illecita. Vendo droghe, vendo armi, ok? Facendo male a qualcuno. Guadagno facendo del male a qualcuno. Non sono tutte cose che vengono incluse un po' in questo principio. Quindi evitare di guadagnare in maniera illecita. Tipo anche se sfrutti, tipo il personale. Sì, anche sfruttamento, ma il karma che ne arriva è brutto, no? Poi provate a pensare a uno che ha preso l'iniziazione che sfrutta qualcuno. È brutta come cosa. No, non ha senso. Non è in linea con i principi che ha scelto di seguire per il resto della propria vita. Questo. Quindi questi sono i quattro principi regolatori. Ma quindi durante l'iniziazione si fa un voto, è una promessa per tutta la vita, ragazzi. Non è una promessa per, dai, me lo faccio per un annetto sta roba. No, è una promessa a vita, è un voto. Il voto ha un peso, ragazzi, molto grande. Energeticamente per il resto dell'eternità, non solo di questa vita. Un voto. Quando io prendo un voto, quindi che cosa succede? Che io lo devo mantenere. Magari lo rompo, va bene, ok, è capitato. Cosa faccio? Mi scavo la fossa e mi butto dentro? No, magari cerchi di rimediare.
Fai? Che cosa fai se fai rompi il voto? Servizio tapassia. Devi fare austerità. Io mi ricordo quando avevo rotto il voto. Ah, quale dei quattro? Quindi quando io avevo rotto un voto, ero talmente... insomma, volevo rimediare. Mi ricordo, ho fatto un digiuno di 5 giorni e recitando 64 giri al giorno. E poi, quelli erano quelli, e poi ho fatto tutto il periodo, sto parlando di 6 mesi, dove io ho fatto 32 giri al giorno e ogni cadersi 64. Quindi, io mi devo purificare da quello che ho fatto. Quindi ho come preso una contromisura, cioè una misura per controbilanciare quella cosa lì. Quindi mi sono impegnata in quella cosa lì. A volte ci sono anche girare attorno a Tulasi, ti toglie via le cose sbagliate che hai fatto, e Kadashi, ci sono alcuni Kadashi che se leggiamo, che oggi è Kadashi tra l'altro, e se noi leggiamo i benefici, ti dice ti toglie via la cosa negativa che hai fatto. Quindi è molto importante questo, che compensiamo in qualche maniera se facciamo l'errore. Comunque Ramachandra, io l'avevo scritto giochi frivoli perché lui l'ha tradotto così, non da traduttore. Quindi non so se è stato un errore di traduzione, però penso lo sappia, oppure se lui ha attribuito un altro significato. Infatti tu quando hai scritto giochi frivoli ho detto che cosa scrive, io ho detto avrà capito male, avrà tradotto male lei. No, perché ha tradotto Ramachandra, quindi io ho scritto una scrittura. Infatti io sono chiesta, ma in che senso? Non so cosa, non vuol dire niente. Glielo si chiede, quello si chiede, però è proprio il gioco d'azzardo. È tutto quello che un po'. Però c'è un altro voto che si prende durante l'iniziazione. Non sono 4, sono 5. Qual è il quinto voto? Canterò 16 giri per il resto della mia vita. Questo non fa parte di qua. No, perché abbiamo già detto i 4 principi regolatori. Questo è il quinto. Infatti ho cominciato la sessione dicendo 4, no, 5, ma parliamo prima dei 4. Quindi, non mangiare carne, pesce e uova, non avere rapporti illeciti, sessuali, niente intossicazioni, quindi alcol, droghe, fumo, anche il caffè ci sarebbe da mettere, e no gambling, quindi niente gioco d'azzardo o tutto ciò che è inerente a quel settore. L'altro voto che si prende è quello di dire io canterò 16 giri. Quante volte ci accade nella nostra vita che non riusciamo a farli? Tante. Quante volte capita nella nostra vita che siamo impegnati? Tante. Quante volte nella nostra vita capita che siamo emotivamente instabili? Un sacco. Ma se io, in mezzo a tutto questo turbine, delirio, riesco a mantenere comunque il fatto di cantare 16 giri, il mio avanzamento è garantito. È veramente forte. Quindi, se uno, ovviamente, uno non è che dà l'iniziazione così, anzi, state alla larga da maestri che vi danno l'iniziazione così, perché non stanno dando valore a qualcosa di così grosso ed enorme, no? Ah, vieni che ti do l'iniziazione, ti do il nome e diventi mio discepolo. Bene, no? Ho detto, questo c'è qualcosa che non va, non funziona così. Io per esempio do i nomi yogici e lo ripeto sempre, dico questa non è un'iniziazione, è una connessione con un percorso, ma è da cominciare questo percorso, ok? È un nome yogico. Quindi è qualcosa che vi ricorda dove voler andare, di continuare questo percorso per poi effettivamente prendere l'iniziazione. Quindi è un inizio verso quello che potrebbe eventualmente, se uno lo desidera, avviarsi verso l'iniziazione. Quindi, prima di prendere l'iniziazione c'è un'osservazione, un'analisi. Il maestro guarda il discepolo guarda il maestro. Il maestro non è sempre lì presente, quindi ci sono delle persone che sono
Per esempio, io ho Krishna Loka, che è la mia mentore. Quindi dovremmo avere dei mentori. Qualcuno che ci segue, qualcuno che vede com'è il nostro percorso spirituale, com'è la nostra pratica, come sta andando avanti la cosa. Qualcuno che ci sta dietro. Quindi un mentore che poi potrà dire al maestro: sì, guarda, Guru Priya è brava, ha fatto questo, ha fatto quest'altra cosa, ha seguito i principi, ha cantato sempre 16 giri, fa servizio, legge, è pronta. E allora il maestro la può accettare, ok? Ma anche il discepolo deve osservare il maestro, perché se tu non sei certo al 100%, non si prende l'iniziazione da quel maestro. Uno deve, non ho detto 99%, ho detto 100% convinti che quello è il mio maestro. Se non c'è quella convinzione, non accettiamo un maestro. Ah, guarda, vieni a vedere questo maestro. Oh, wow, è un maestro. Vai, andiamo. Non è così, ragazzi. Il maestro è una scelta importante. Lo dobbiamo sentire. Il corpo ce lo dice che quello è il nostro maestro. Lo capiamo che quello è il nostro maestro. Ma a volte, cosa succede? Che sembra che il nostro corpo ci dica che quello è il nostro maestro. Le emozioni ci dicono che quello è il nostro maestro. E invece ci sono dei maestri che sono potenti mistici che non fanno altro che prendere l'energia delle persone. Quanti maestri sono in realtà demoni? Quanti maestri in realtà sono soggiogati da energie demoniache? E allora come si fa a capire chi è un maestro? Quando vediamo alcune persone, wow! Ogni cellula del mio corpo è attratta a questa maestra. Come facciamo a sapere se era puro o se era un'energia tossica, macabra, nera? Come cavolo si fa a sapere? È pericoloso, perché ci sono tantissime persone che si dedicano completamente a dei maestri che non sono autentici. Rovinano le loro vite. E finita questa esperienza, secondo voi hanno voglia di praticare ancora vita spirituale? No. Perché? Gli va in squilibrio il settimo chakra. Non ne vogliono più sapere. Niente. Quindi attenzione, attenzione, attenzione a chi si sceglie. Molto, molto importante. Questo vuol dire che non è perché oh, mi fa piangere, allora è il mio maestro o la mia maestra. No. Il maestro va analizzato. Io il mio, prima di prendere l'iniziazione, sono passati quanti anni? 4 anni, dove io cantavo 16 giri, seguivo tutto, proprio impeccabilmente. 4 anni, continui e costanti, e l'ho continuato ad ascoltare tutti i giorni, finché ho detto, è lui. Non c'era più un'ombra di... Cioè, è ovvio che io dal primo momento ho detto wow! No, però ho detto no, voglio analizzarti. Cercavo sempre di guardare le sue pecche. Vediamo questo, vediamo questo, vediamo questo. Cioè, cavolo, era perfetto! Non riesco a trovargli niente, niente. Adesso sicuramente questo. Oh, no, neanche questo. Quindi è questo, deve essere perfetto per noi. Non ci deve essere niente di impeccabile. E se un maestro è meraviglioso, eccetera, ma è squilibrato, scusate, c'è qualcosa che non va. Come si fa ad accettare un maestro che è squilibrato? Non si può. Quindi fate attenzione, facciamo, anzi io no, perché ormai so bene. E fate attenzione nel scegliere un maestro, chi è autentico e chi invece no, ok? Dice, un po' l'iniziazione, oltre a questi voti, alla fine diceva sempre e prometto di servire i servitori e servitori. Sì, ogni maestro diciamo che potrebbe chiedere qualcosina in più. Radhanath Swami ci tiene molto a dire che noi dobbiamo essere in un atteggiamento umile. Io voglio servire il prossimo. Quindi lui sta dicendo che vorrebbe che tu ti dedicassi al servizio, con umiltà.
È un voto anche quello, infatti voglio, prometto che sarò il servitore del servitore del servitore della missione di Prabhupada o di Prabhupada, quindi di dire io voglio dedicarmi al bene degli altri, a dare questo agli altri. Ma questo può essere fatto anche di fuori, diciamo, cioè del percorso legato a questa tradizione, cioè ad esempio... appunto fai del bene al prossimo, magari tu lo fai in nome di Krishna, ma non è il tuo atteggiamento che fa la differenza, perché il fatto che, non so, io se fossi mamma, sono mamma, il fatto che io servo i miei bambini è un servizio a Prabhupada, capito? Non fa una piega. Te nel mondo, diciamo. Io nel mondo, ma il mio stato di coscienza, è io che lo offro, è il mio atteggiamento che fa la differenza. No, questi sono i miei bambini, li educo come cavolo voglio io e tu studi quello che voglio io. E, insomma, c'è dell'ego di mezzo, quindi è da starci attenti, no? È un servizio che noi facciamo. E, è questo che fa la differenza. Quindi sì, alcuni maestri ti possono chiedere. Per esempio, Matsavatara lui chiede come voto di leggere, di dedicare del preciso tempo tutti i giorni alle scritture. Per fortuna che non me l'ha chiesto a me, perché non lo faccio assolutamente tutti i giorni, però è importantissimo. Quindi tutti i discepoli di Matsavatara leggono, categoricamente leggono. Dovremmo farlo, ragazzi, dovremmo veramente farlo, perché se non c'è la scrittura, cosa diventa? Una cosa emotiva, sentimentale. Invece noi vogliamo che ci sia anche quello. Mi ha parlato al tempio un devoto di Mera, che diceva che tutto si fonda sui libri, che potremmo distruggere tutto di ISKCON, ma se rimane una Bhagavad Gita, rimane... Sì, sì. No, i libri sono veramente le fondamenta, quindi dobbiamo leggere questi libri regolarmente, perché ci aiutano. O ascoltare, o leggere i libri, o ascoltare le lezioni. È importantissimo. No, sì. Ascoltare le lezioni è perché davvero... Ti spiega, almeno, sì. Quando leggo la Bhagavad Gita rimango sempre... Sì. Perché non hai fatto, guarda, perché non hai fatto il corso con me. Tu guarda tutte le persone che tu mi va via. Ho cominciato ora con te. Dai, vieni in India un periodo con me. Quindi in realtà quando uno è vero, è importantissimo leggere le scritture con qualcuno che ce lo spiega. Infatti gli incontri che noi abbiamo fatto, un sacco di incontri di Bhagavad Gita, perché ci vuole qualcuno che ce lo spieghi, leggerlo e capire. Ma parte appena cominci, tutti quei nomi. Non capisci niente, tu scavalcalo il primo. Sì, vai al secondo, non ti preoccupare, vai al secondo capitolo. Non ti fa lei l'introduzione. Per me è stato, non lo scontando, lo faccio vedere 10 la sera. Sì. Quindi, ora ci stiamo avvicinando all'iniziazione, ok? Quindi stiamo seguendo i principi, ma stiamo cantando 16 giri, ma non basta, ci vuole il servizio. Il servizio vuol dire proprio che io faccio qualcosa. Certo, la mia vita è tutta a servizio, dovrebbe essere tutta a servizio, ma quando uno vuole prendere l'iniziazione ci deve essere anche qualche connessione con il tempio o con un centro come può essere Cintamani, quindi fare servizio per Cintamani. Io magari ho il mio servizio di Cintamani che è quello di, non so, pulirla una volta a settimana, oppure quella di insegnare una volta a settimana, oppure quello di fare pubblicità, oppure quello di fare questo, di prendermi cura delle persone, di rispondere al cellulare, quello che è servizio. Quindi quando io faccio servizio, allora cosa succede? Uno è connesso con l'energia. È importantissimo il servizio. Perché è un po' come se io vado a casa di uno, mi metto a fare delle cose, è una relazione diversa, giusto? Che andare lì, sedersi sul divano
e bere la tisana, ciao ciao me ne vado. Provate a pensare invece che uno viene, beve la tisana e poi ti mette a posto, te lo ripulisce, ti aiuta un pochino e poi va via. È diversa l'energia. Quando uno, perché è più familiare ed è nella famiglia che c'è la connessione. Quindi viene richiesto il servizio, o nel tempio, o quello che è, o uno avvia un suo progetto, come magari io ho fatto con questo. Io non è che faccio qui e devo anche andare a Villa Vrindavana a fare il servizio, muoio direttamente, ok? Quindi va bene, questo qua è un servizio che io faccio e va benissimo così. Quindi dobbiamo essere connessi a qualche realtà spirituale e fare qualcosa di pratico. Questo viene inteso come servizio. Infatti nei templi così è bellissimo perché c'è quasi un po' questa competizione sul servizio, no? Io ho il servizio di andare sull'altare, oh che bello, ma anch'io io faccio le ghirlande, io faccio kirtan, io faccio per la domenica, io faccio questo, io faccio quell'altro. C'è proprio tutta la congregazione di gente che è al servizio. È bellissimo perché tu quando entri dici wow, voglio, e io che faccio? No? Hai proprio voglia di dire, c'è qualche servizio per me? È bellissimo. Io quando sono andata a Londra, nonostante io non fossi devota, quando sono arrivata, ho visto subito questa cosa. Chi vuole pulire il tempio? Io. Wow, no? C'era proprio tutti che volevano servire, tutti che vogliono aiutare, tutti che vogliono... Ma cos'è sta roba? È bellissima, è veramente bella, anche perché facendo servizio uno cresce, si evolve, si purifica. È uno più efficace in assoluto. Quindi fare servizio è molto importante. Quindi seguire i quattro principi, cantare 16 giri, fare servizio, leggere ovviamente. E poi adesso nella ISKCON, che è la nostra organizzazione, non ti permettono di avere l'iniziazione se prima non hai fatto un corso per l'iniziazione del maestro discepolo, perché vogliono che tu capisca cosa stai facendo. Perché altrimenti la gente lascerebbe. Esatto, lascerebbe. E invece, visto che hanno visto che c'è questa tendenza, ti fanno fare un corso che in realtà non dura tanto. Io l'ho fatto la matrimoniale. Esatto, esatto. E il maestro quando prende l'iniziazione si prende il tuo capo. Esatto, quando il maestro... Infatti quando il maestro dà l'iniziazione si prende il karma delle persone. Cioè loro cominciano una nuova vita, ma attraverso l'intera. Sì, va tutto addosso al maestro. Come faceva Gesù, ragazzi? Lui diceva, io prendo addosso a me tutti i vostri peccati. Cioè è un sacrificio totale essere un maestro. È grande come cosa. Devi essere potente per una cosa del genere. Cioè non è fattibile per tutti una cosa del genere. Quindi, Vrindavana lo fanno anche in presenza, c'è la possibilità anche di farlo online, si fa il corso e dopodiché è pronto. Quindi quando arriva il maestro, quando dà l'iniziazione, noi siamo pronti. Per il corso che lo tiene? Qui a Villa Vrindavana c'è la Parabatti, oppure la Prabhupada Desh c'è la il presidente. Sì. Oppure online, fantastico anche quello. E io l'ho fatto online perché era più veloce, avevo bisogno di prendere la seconda iniziazione. E quindi... Ah, c'è anche la seconda. Sì. Due. Due. Vabbè, c'è il Sannyasi, ma non è il caso nostro. la seconda iniziazione si prende dopo, quando sono tanti anni che pratichi e ti viene dato il Gayatri Mantra. Il Gayatri Mantra, quello completo, non quello che si sa di solito, ma ci sono vari versi che uno recita con le mani, sono tre volte al giorno che uno deve fare tutti i giorni. È tosto, sì, perché oltre ai 16 giri devi aggiungerci questi altri 15 minuti da aggiungere ed è potentissimo, veramente potente. Lì fai un salto pazzesco, molto forte,
E lì tu puoi finalmente andare sull'altare, prima no. Puoi cucinare per le divinità direttamente dall'altare. Prima non puoi toccare il fuoco. Puoi fare l'aiuto, no? Però non puoi farlo direttamente. Quindi ecco, con la seconda iniziazione uno può andare sull'altare. E ragazzi, andare sull'altare, io penso che una roba così è forte, veramente forte. E comunque per la seconda iniziazione c'è tempo, intanto si pensa piano piano di fare i passi, quindi cominciamo con magari cominciare con due giri di japa. Eccomi. Ok, due giri di japa e magari un principio che seguo, dai, bene, ottimo, ok? E poi man mano cosa faccio? Lo faccio diventare magari quattro giri di japa. E magari lo cominciamo a far diventare otto giri di japa e magari seguo due principi regolatori. E magari faccio 12 giri di japa e magari seguo tre principi regolatori. E dopo un po' 16 giri di japa, chissà, magari adesso seguo quattro principi regolatori. E quando uno riesce a cantare i giri, 16 giri, almeno per un anno intero, senza pause, tutti, tutti i giorni, la domenica inclusa, le vacanze estive incluse. Cantare nel senso recitarlo. Sì, sì. No, in vacanze è più facile. Sì, beh, dipende. Quindi, quando uno recita così, dopo il maestro, dipende dal maestro, perché ci sono alcuni maestri che, altro che un anno di 16 giri, Sachinandana Swami vuole 5 anni di 16 giri, il mio maestro 4, sì, 3 o 4, lo devi fare, e dopodiché potrai prendere l'iniziazione. Una cosa che a me personalmente mi aveva spinto a velocizzare è che ho detto, io non so quanto Radhana Swami sarà in questo mondo. Con tutto sto karma che si prende di tutti i discepoli, potrebbe andarsene in un qualunque momento e io voglio lui come maestro. Quindi è un po' anche quello, no? Di dire, e non solo, ma il fatto che uno già fa 16 giri, già segue tutto e poi incontra il maestro, ben venga, sei già pronto. Mamma mia. Tu ti metti su questo percorso anche se non l'hai trovato, certo. Quando lo trovi, esatto. Sei già pronto. Ed è fantastico. Quando il maestro lascia il corpo, cosa succede? Ragazzi, ne stavamo parlando oggi. C'era... lo cambia il tipo? No, non prendono la seconda. La signora oggi non ha detto. Allora, no, Shanti, aspetta. Le devote che stavano parlando, loro avevano avuto un maestro che ha lasciato il movimento. Ah, non ha lasciato il corpo. No. Se n'è andato, quindi loro erano talmente sconvolti, sì, perché infatti anche adesso, prima che tu diventi un maestro, passa tutto di più. A quei tempi, per allargare anche il movimento, c'erano tanti maestri e quindi c'erano ragazzini quando sono diventati maestri, avevano 25 anni. Quindi diamogli il consenso che a un certo punto hanno capito che non era la loro strada o che magari hanno sgarrato, però le persone che li seguivano sono rimasti scioccati. E quindi cosa hanno fatto? Hanno ripreso l'iniziazione. Se il maestro muore, lascia il corpo, può accadere che uno sceglie un altro maestro. Solitamente non mi cambia il nome, ma prende rifugio in un altro maestro, tipo Bhakti Tirtha Swami, che è questo maestro nero africano. Io ho comprato tutti i suoi libri, una pila così, in India ce li ho. Ragazzi, io sto leggendo i suoi libri, lui è all'avanguardia, dice delle cose che io dico, ma come fa a sapere queste cose? Perché io le conosco a livello energetico, ma non le ho mai viste scritte così. Ho detto, ma lui sa tutto, cioè incredibile, pazzesco. Comunque,
lui quando stava per morire ha detto sì, l'anno prima che arrivassi io, pensa a te, c'era creato un disastro, la gente era un amico così di Radhanathswami. Infatti Bhaktitirtha Swami ha detto a tutti i suoi discepoli: prendete rifugio in Radhanathswami. Però Radhanathswami non è che gli cambia il nome, eccetera. Se avevano solo la prima iniziazione e vogliono la seconda iniziazione, tu lo puoi fare di prenderlo da un altro maestro. Però ecco questo. È brutto invece quando tu prendi un maestro e poi lo lasci per entrare in un'altra tradizione. Questa è bruttina come cosa. Che non c'entra niente con Krishna. E che può c'entrare con Krishna. Io per esempio quando ero andata in India, sono andata in questo ashram di questo di questo maestro, che tra parentesi aveva dei chakra in squilibrio, ho trovato dei miei amici devoti che erano discepoli di maestri della nostra tradizione, erano lì perché hanno preso rifugio in lui. E io ero, vabbè, ognuno fa quello che vuole. Però mi sa di un po' un tradimento. Sì, direbbe, perché questo. Ci sono anche maestri che fanno questo gioco di manipolazione per prendersi le persone via da una tradizione per portarla a un'altra, che anche questo non è bello. Quindi sì, va bene la spiritualità, ma non diamo per scontato perché è spirituale, allora deve essere puro per forza. Di roba impura c'è dappertutto, ragazze. Quindi noi non dobbiamo mai essere scandalizzati. Io mi ricordo una volta c'era una tipa della nostra tradizione che diceva che il suo maestro era il migliore di tutti. E ho detto, ma con che roba me lo dici sta roba, no? E ognuno ha i suoi problemi mentali, ragazzi. Lasciamoglieli e non siamo lì lontano, punto. Ma non per questo ci facciamo noi crollare. Anche per me Radhanathswami è il migliore per me. Ma io non potrò mai dire che lui è il miglior maestro del nostro movimento. Sarebbe un azzardo orribile da parte mia dire una cosa del genere. Perché per ognuno, io ho un'altra amica che quando vede Kadamba Kananaswami, tutto quello che io provo per Radhanathswami, lei lo prova per lui. Allora chi è il migliore dei due? Non ha senso fare questo discorso. Quindi ognuno sceglie il suo maestro secondo della sua inclinazione e ci verrà rivelato chi è il nostro, ok? Con tutto questo vorrei anche dire una cosa, ci tenevo a dire quest'ultima cosa, che io sto per andare in India e andrò via, ho preso i biglietti e rimarrò fino a giugno. Avevo detto che sarei tornata di mezzo, ma invece non tornerò a giugno. Sorpresa! Quindi se ne parlava con Gianna Modini e io certamente non sono una maestra spirituale di quel calibro eccetera, lo so che però sono un punto di riferimento perché non c'è quella guida ancora tuttora, quindi in un qualche modo io faccio sono il mentore. Ma esatto. Quando hai detto il mentore, io sono il mentore, è quello, esatto, che si dirà la vita, ma sì, puoi accettare lei nel suo caso, esatto. Esatto, io faccio il ruolo della mentore, no? Quindi io posso seguire le persone, aiutarle eccetera, e quando c'è il maestro portarli, condurli dal maestro. Questo è un ruolo che io faccio, delle domande su appunto chi. Sì. Maria Grazia, volevi dire qualcosa? No, scusa, stavo cercando di rimettere il video, ho sbagliato a pigiare, scusa. No, allora, cos'è che ha detto? No, ha sbagliato, però toglilo il tuo il microfono. Sì, lo tolgo subito, scusa. No, sono biglietti 3x2. Lo so, se mi riesce. Erano costosi molto i biglietti, io ho pagato 2.500 euro per andare in interessi. Sono tanti, immaginati se lo faccio 3-4 volte. Però se lo fai prima.
L'ho fatto adesso? No. Ah, no, no, è uguale, è uguale. Comunque, allora, io adesso andrò via. E lo so che sono un punto di riferimento per il centro, per tante persone, e che sono un po' quell'elemento che porta le persone alla spiritualità, a Krishna, eccetera. Ne sono consapevole. Ma ci tengo a dire questa cosa, che... La dico in maniera brutale, va bene avere la babysitter, ma è anche ora di prenderci cura di noi stessi, ok? Cioè va bene che ci sia lei che mi fa tutto, ta, 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 finché lei c'è, allora io pratico. No ragazzi, perché ognuno di noi si deve prendere le responsabilità da solo. Che poi ci sia una persona di riferimento, no, certo è importante, ma il mio maestro, non c'è il mio maestro. Io l'ultima volta che ho visto il mio maestro di sale, 5 anni fa. Che faccio allora? Mi butto giù, smetto di recitare il mantra, smetto di fare tutto, o cosa faccio? Intensifico e provo comunque la mia pratica. Questa è la differenza, perché uno può buttare fuori la responsabilità e dire vabbè, non c'è più lei, basta, quando torna ci ripenso. Questo può essere un tipo di atteggiamento energetico inconscio che uno si allontana sempre di più, oppure di dire cavolo, non c'è, mi sa che allora devo intensificare un po' di più perché altrimenti magari mi sbarello più facilmente. Vedete la differenza? Uno è quello che ha bisogno della babysitter e l'altro è quello che si prende la responsabilità. Secondo me non è solo questo, però. Dimmi. Perché comunque anche praticare insieme, imparare da te, vedere le lezioni, fare le cose insieme, cioè nel senso questo che fa crescere anche, no? Assolutamente. Io non riesco a fare tante cose da sola ancora, anche se mi metto a farle, chiaramente ho bisogno anche di un punto di riferimento all'inizio, per dire, no? E venire qui... Sicuramente c'è lei, c'è Chiara, ci sono anche altre persone, però allora, di persone a sé, no? Il mio maestro ha sempre detto, io sono nelle mie lezioni. Io per esempio ho fatto, voi andate su YouTube, ci sono una marea di lezioni che ci sono. Io per esempio alcune lezioni del mio maestro, il mio Tom mi prendeva, diceva ma le sai a memoria? Cioè io dicevo le frasi le completavo io perché da quante le avevo sentite, eppure non le ho neanche sentite tutte, ma alcune lezioni io le risentivo, avevo bisogno di risentirle. Quindi il fatto anche di sentire le lezioni, prendere appunti e di condividere quella roba, di cercare comunque di venire qui, perché gli incontri spirituali si continueranno a fare. Io non ci sono, ma io non ci sono. La spiritualità va avanti. Villa Vrindavana è qui, i devoti sono qui, c'è tanta gente che si può prendere cura di voi. Tantissima gente che si può prendere cura. Con me magari avevate una relazione un po' più personale, intima, familiare. Createla con qualcun altro. E non solo, io non sono morta, ragazzi. C'è comunque in India. Esatto. La formazione chi la fa? Allora, la formazione io non la lascio comunque, nel senso che la farò. Poi comunque organizzo il pellegrinaggio a marzo, 2 settimane per chi vuole venire in India. E a giugno io torno, si sta parlando di pochi mesi, cinque ragazzi. Mesi. 5 mesi, 6 mesi, ma cosa sono? Online, farò, farò delle lezioni online. Vi farò anche degli incontri online e non solo, ma io ho proposto anche alle ragazze del centro, chi vuole essere seguito da me personalmente, ci si incontra una volta alla settimana o due e io vi seguo individualmente. Quindi come va la pratica spirituale? È una cosa, un incontro breve, 20-30 minuti, però una cosa che si rimane connessi, io sono disposta a farlo. Mi va benissimo fare questa cosa. Quindi la connessione c'è, perché magari non è fisica, ma chi ha la connessione fisica con il proprio maestro, ragazzi? Pochi, veramente pochi hanno quello. Quindi lì è dove viene messo in
prova la persona e la sua sincerità. Quanto sei sincero tu nel tuo cammino spirituale? Va tutto bene solo quando c'è Janava o chiunque altro e ti prendono e ti chiamano tutte le volte, o tu fai l'iniziativa di venire? No? Mi sono messo anni, veramente anni. Io tipo, se magari fosse successo due anni fa, anche avrei capito, perché ricordo facilissimo, proprio facile. Ragazzi, io pensate, quando sono diventata devota io, ero terrorizzata dall'idea di tornare a casa, perché io veramente stavo facendo le cose brutte, e io ero terrorizzata. Io ho detto categoricamente devo fare japa, cioè piuttosto non mangio, 16 giri tutti i giorni. Ero appena diventata devota, avevo 18 anni, piccolina, ero talmente terrorizzata dall'idea di perdere Krishna, la spiritualità, che ho intensificato. E poi c'era questo centro, allora andavo sempre al centro, qui i programmi si mantengono, il kirtan si continua a fare comunque i programmi spirituali. Alla Villa Vrindavana tutte le domeniche ci siamo, e comunque anch'io ci sono disponibile per voi che mi volete scrivere. Crisi spirituali, quante ne ho avute io di crisi spirituali? È ovvio che ci sono, ma in queste crisi spirituali noi non ci vogliamo nascondere, ma le vogliamo dire. E quando gliele diciamo, magari qualcuno ci aiuta, se non le diciamo ci allontaniamo, ok? Quindi prendiamola questa forza dentro e lo facciamo, ci buttiamo di più. Quando, adesso ti vi dico, Prabhupada, quando era in America, lui conosceva i devoti, così loro l'avevano appena incontrato. Dopo 6 mesi lui aveva avuto un attacco di cuore, è tornato in India, tutti piangevano. Come faremo noi senza Prabhupada? Con un movimento che non c'era ancora, erano appena arrivati, come facevano a rimanere devoti loro? Prabhupada ha detto, io sarò nel Mahamantra. Se voi farete il Mahamantra vi connetterete con me. E tutti lì. Cos'è successo? Che dopo Prabhupada è tornato, tutti in estasi. In estasi, perché non avevano lasciato. Erano rimasti in questa cosa interiore di cantare il japa, di leggere, di essere connessi con il movimento. Quindi è qualcosa di interiore quello che accade. Perché non possiamo sempre basarci su quello che c'è fuori. Perché un giorno, prima o poi, succederà sempre qualcosa che l'esterno ci toglierà la nostra forza. E allora che facciamo? Lasciamo tutto? Io, ragazzi, poi parlando appunto di me, perché sto per andare in India, ma potrei anche morire tra qualche annetto. E allora cosa si fa? Lasciamo tutto? Vabbè, è andata via, basta, finito tutto. Non è così. Anche Prabhupada, se n'è andato, che facciamo allora? Lasciamo tutto? Quanti maestri sono già morti? Che fanno i discepoli? Lasciano tutto? No, è lì che si valuta la sincerità dell'individuo e la sua ricerca spirituale. Quindi è una coltivazione interiore. Perché io vedo anche nei corsi formazione, loro fanno un corso formazione con me per un anno, sono tutti così presi. Finita la formazione, cosa succede? Quanti rimangono? Ok? Perché si sconnettono da me? Allora la mia domanda, avete sempre bisogno di una babysitter? Ma dov'è quell'intensità? Perché la gente che ha fatto le formazioni, loro ci hanno veramente creduto, ci hanno veramente, erano presi, erano convinti che avrebbero mantenuto sta cosa per sempre, e poi si sconnettono da me e perdono tutto? Allora è da valutare tanta roba dentro. Non sconnettersi con l'ambiente, comunque, che non sia tu per forza, ma è tutto quello che ci sta intorno. Sì. Cioè, è la difficoltà, proprio come dicono appunto gli Hare Krishna, stare in comunità serve, è fondamentale. Sì. Così è fondamentale appunto avere, soprattutto per chi è molto nuovo, cioè un bambino in questo ambiente, capito, c'ha bisogno, tra virgolette, della massima appoggio, capito? O comunque riferimenti. L'associazione dei devoti è fondamentale, esatto. Infatti noi ce la dobbiamo creare. Io, per esempio,
ho avuto la difficoltà di avere questa associazione dei devoti, a un certo punto ho detto, sai cosa? Createla, fatela, createla tu, organizza tu qualcosa. Moltissimi discepoli di Prabhupada che erano nel movimento da meno di 3 mesi sono quelli che hanno creato i più grandi templi a Londra, che hanno i più grandi successi. Cioè, ragazzi, abbiamo un potenziale dentro che è pazzesco. Dobbiamo solo seguire le orme di Prabhupada. Prabhupada è lì, lui sarà sempre il nostro maestro di riferimento per tutti. È da lì che tutto si avvia, tutto si manifesta. E poi, ripeto, a Villa Vrindavan ci sono un sacco di devoti. Non tutti sono di nostro gradimento, non tutti sono in grado di parlare decentemente, ma troviamoli. No? Lei viene spesso, quindi ha cominciato a conoscerli, ad entrare in contatto. Quando uno comincia a fare servizio, ma anche lì sempre attenzione, perché anche entrare nelle comunità non ci vogliamo entrare a occhi chiusi, e, perché se ci sono difficoltà, io vi faccio sempre un po' da, come si dice, da appoggio, nel senso che non vi fate male, entrate con cautela, perché a volte uno pensa entro nelle comunità che è perfetto, col cavolo che è perfetto, ci sono un sacco di problemi. Quindi io vi attutisco le vostre, no? Quello, ma se avete dei problemi rispetto a quello, io ci sono, vi do qualche guida, riferimento, appoggio, io ci sono, ok? Ci tenevo molto a dirlo perché ho notato che sono mancata solo 2 mesi ed è già successo un sacco di roba in soli 2 mesi che sono andata via. Non oso immaginare cosa succede tra 6 mesi che io non ci sono, ok? Quindi ci tenevo a fare questo discorso perché io credo tanto in voi, che siete in grado. Quando io sono andata via non ho pensato non ce la faranno, perché io ho detto ce la faranno. Il mio dolore nell'andare via di qua non era di voi che avreste lasciato, perché io invece ho tanta fiducia di quello della vostra forza. Era quello del mio maestro, uno, e del fatto di a me piace stare con voi. Io, cioè, con tutti quelli di Cintamani ho costruito un legame di amicizia, è di famiglia, io ci sto bene con voi. Ho creato qualcosa in cui mi sto proprio bene, questo mi faceva male, ma non di pensare adesso me ne vado e tutto crolla. Quindi non la vorrei vedere questa cosa. Vorrei che ognuno nel suo piccolo continuasse la pratica e se avete bisogno mi contattate. Sostenete le ragazze che sono qui al centro. Veramente si stanno impegnando, lo vogliono fare, portare avanti. Sono giovanissime loro nella coscienza di Krishna. Non cantano neanche 16 giri. Chi di loro segue tutti i principi? Cioè chi? Capito? Cioè, stiamo parlando di ragazze, chiamiamole ragazzine in quel senso, che si stanno per prendere cura di altre persone e lo possiamo fare tutti. Io non ero una ragazzina quando ho cominciato a prendermi cura della gente. Certo, lo possiamo fare davvero tutti. Quindi è qualcosa di bello. Quando noi ci prendiamo cura degli altri e prendiamo questa forza e responsabilità dentro, è lì che cresciamo. Ed è lì che vediamo quanto siamo sinceri e se un indomani siamo pronti per l'iniziazione. Yes. Bene, grazie che mi avete seguito anche voi a distanza. E io interrompo qui la registrazione, però vi lascio spazio per le domande. Quindi le vostre domande non saranno registrate, quindi potete chiedermi liberamente. Okay. Yeah.